Buonasera a tutti. Siamo giunti alla seconda parte del quarto modulo del corso didattica con la LIM. Affrontiamo il tema della comunicazione e le nuove tecnologie e presentiamo alcuni possibili approcci disciplinari con la LIM. Entriamo quindi ad affrontare le TIC e la LIM come amplificatore delle capacità di comunicazione. Le nuove tecnologie, compresa la LIM, amplificano le possibilità di accesso all'informazione e cambiano le forme e i modi della comunicazione, amplificandola in varie direzioni. Per quanto concerne l'ambito sociale e lavorativo, esse trasformano il modo in cui creiamo le informazioni, le conserviamo, le trasmettiamo. Internet abbatte i vincoli di spazio e tempo, permettendoci di comunicare in tempo reale e differito con chiunque e in qualunque parte del mondo. La rete ci consente nuove modalità di comunicazione interpersonale, email, chat, news, videoconferenze, comunità virtuale e altre. Nascono nuovi stili di scrittura, come il parlato scritto diverso dal parlato parlato, che avvicina molto il linguaggio scritto a quello orale. Si inventano nuove modalità per manifestare emozioni e sentimenti, anche nel linguaggio scritto. Per quanto concerne l'ambito dell'apprendimento, va osservato che le TIC, oltre ad ampliare la possibilità di accesso all'informazione, facilitano la comunicazione, la condivisione e la collaborazione fra soggetti, anche distanti, che intervengono nei processi di apprendimento, permettendo la creazione di vere e proprie comunità virtuali di apprendimento. Tali comunità possono comprendere specialisti, esperti, insegnanti e studenti, che operano in luoghi e in contesti anche molto diversi. Si possono dunque avviare progetti basati sulla didattica collaborativa tra studenti di istituti diversi della stessa nazione o fra studenti di nazioni diverse. Ed è proprio in questa direzione che si manifesta il potenziale innovativo delle nuove forme di comunicazione in relazione ai processi di insegnamento e apprendimento. In questo nuovo contesto, comunicazione, conoscenza, tecnologia, diventano parole calde su cui riflettere. Analizziamo insieme rapidamente il rapporto. Perché la comunicazione abbia luogo a un livello minimo, è necessario che ci sia un emittente ricevendo un messaggio. Se il messaggio è finalizzato all'apprendimento, allora, oltre allo studente, all'insegnante, al contenuto, dobbiamo considerare anche l'ambiente di apprendimento specifico, l'aula, la LIM, la scuola in genere, nel quale la comunicazione si svolge. La storia della comunicazione umana, i progressi nella tecnologia, hanno sempre portato ad avanzamenti significativi nel campo dell'educazione. La stampa ha reso possibile la diffusione dell'alfabetismo, con conseguenze sul sistema di istruzione, che tuttora ci influenzano. Le TIC, compresa la LIM, possono causare cambiamenti ancora più profondi. La scuola può avvalersi di diverse tecnologie e media. Ossia, se la tecnologia cambia ciò che noi possiamo comunicare e le nostre prospettive e riflessioni su come possiamo comunicare, allora, i vari media dell'informazione e della comunicazione, quando sono utilizzati nella didattica, cambiano sia ciò che possiamo fare, sia come lo concepiamo. Nel rapporto fra processi di insegnamento, apprendimento e TIC, la comunicazione può assumere diversi significati.
può significare aumento delle interazioni tra soggetti coinvolti nell'apprendimento, intrattenimento, ma anche divenire tutoring e assistenza. Può anche significare stabilire delle regole di visibilità reciproca in attività di monitoraggio condotte in parallelo. Nella società dell'informazione e della conoscenza, il sapere è caratterizzato dalla vastità e dalla rapidità del cambiamento. Esso assomiglia sempre di più a un processo e sempre meno a qualcosa di cristallizzato e conciliabile con le tradizionali classificazioni disciplinari e tradizionali metodi di insegnamento-apprendimento. La natura del sapere risulta sempre più distribuita in molteplici reti concettuali, i cui confini non sono nettamente delineati e i cui collegamenti sono in continuo movimento. In questo contesto, ciò che conta non è solo il contenuto dell'apprendimento, ma è anche e soprattutto il processo stesso dell'apprendere, ossia ciò che permette ad un individuo di acquisire e rielaborare delle conoscenze all'interno di un panorama in cui consapevolezza, motivazione, approccio critico ai problemi, comunicazione e condivisione di quanto acquisito sono sempre più elementi fondamentali e ordinari dei percorsi di apprendimento. Le TIC, la TIM, le reti consentono di rompere l'isolamento della classe e dei processi di apprendimento e di insegnamento, permettendo di instaurare nuove relazioni e modalità di comunicazione tra studenti e con il sapere. Nell'usare la LIM e le TIC come risorse all'interno di impostazioni didattiche di tipo collaborativo e costruttivista, gli studenti sono incoraggiati ad esplorare i propri interessi, ma anche a diventare costruttori attivi di conoscenze insieme ad insegnanti esperti, altri studenti anche di altre scuole o nazioni, allo scopo di risolvere problemi autentici. Lo studente si sente coinvolto ed è effettivamente coinvolto in un compito collettivo che gli consente di sviluppare il senso del valore del proprio operare e di quello altrui. Egli sa che ognuno è titolare di una porzione del sapere collettivo ed è responsabile di essa nei confronti del gruppo. Partecipare a un forum, a una chat, seguire il mio gruppo o far parte di una mail list lo fa sentire in sintonia con persone lontane. La cooperazione a livello cognitivo promuove anche la crescita concettuale, ma non solo. La cooperazione diventa anche luogo di sviluppo di competenze relazionali comunicative. Queste competenze acquistano un peso rilevante nel caso della comunicazione a distanza e in particolare della comunicazione scritta in tempo differito, dato che questo tipo di comunicazione è spesso organizzata in aree di discussione in cui sono affrontati argomenti diversi. In questo caso, lo studente sviluppa non solo competenze tecniche sull'uso degli strumenti di comunicazione, competenze che spesso già possiede o che comunque acquisisce facilmente, ma soprattutto acquisisce gli atteggiamenti opportuni, quali ad esempio la capacità di relazionarsi a punti di vista differenti in termini di accettazione e rispetto, la percezione del gruppo come luogo della comunicazione. Spesso, soprattutto nei bambini, è predominante la tendenza a comunicare con i singoli piuttosto che con il gruppo. Il senso di responsabilità verso il gruppo, lo spirito collaborativo in ambito locale e virtuale. Le TIC e la LIM facilitano anche l'acquisizione di vere e proprie competenze di tecnica comunicativa, necessaria per l'individuo
efficacia e la comprensione di un messaggio. Quali? Includere sempre un messaggio in tutti gli elementi. Includere sempre in un messaggio tutti gli elementi affinché esso sia comprensibile per i membri di una comunità virtuale che non conoscono situazioni locali. Canalizzare la comunicazione nell'area della discussione appropriata, arricchire la comunicazione con elementi creativi. Infine, le TIC e la LIM, utilizzate in modo opportuno, amplificano l'interazione e la comunicazione fra i soggetti anche quando sono utilizzate in progetti di didattica collaborativa in presenza, nell'ambito della stessa classe o in gruppi appartenenti a classi diverse dello stesso istituto. Ciò avviene quando gli studenti sono impegnati in attività computerizzate di scrittura, problem solving, uso di giochi e simulazioni in piccoli gruppi, costruzione di mappe nei quali la comunicazione è finalizzata alla soluzione delle attività proposte, alla simulazione di esperimenti o alla costruzione di ambienti. In queste situazioni il confronto continuo fra gli studenti è finalizzato alle scelte da compiere per portare avanti l'attività. In conclusione, lo schermo offre il vantaggio di pubblicizzare i processi mentali individuali, rendendolo evidente a tutti coloro che lo osservano, insegnanti compresi, sollecitando la costruzione di ipotesi e ragionamenti collettivi. Difatti, con la LIM è possibile far vedere cosa si sta pensando, il modo in cui stiamo organizzando le idee, le tecniche che utilizziamo per analizzare il testo. Il software dunque funziona come facilitatore e sollecitatore della comunicazione, perché si comunica per la soluzione di problemi, per prendere decisioni, commentare, scrivere, eccetera. Il docente può anche decidere di sfruttare il potenziale comunicativo delle TIC per migliorare l'efficacia e la completezza della propria comunicazione didattica, utilizzando la LIM come mezzo per reperire, conservare materiale testuale, audio e video. Può anche realizzare delle semplici presentazioni a supporto della lezione digitale. Inoltre, nella LIM è possibile inserire vari materiali disciplinari. Difatti, per ogni disciplina vi sono numerosi siti didattici e opere elettroniche consultabili.